Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti. Gli angeli volano, gli angeli volano. Benvenuti a questa lettura per il segno dei gemelli, nella quale i nostri angeli stanno svolazzando su e giù. E questa è una lettura generica, ma se non risuona con tutti voi del segno dei gemelli, potete guardare la lettura del vostro segno ascendente o del vostro segno di luna. E sicuramente fra queste troverete quella che riguarda voi nello specifico. Inoltre, se volete una sessione privata con me, potete inviare una email e la mia assistente risponderà a tutte le vostre domande e vi darà una mano a prenotare se desiderate. Oppure andate sul sito internet e fate da soli la vostra prenotazione. Potete scegliere fra una lettura di tarocchi, una sessione di coaching, un'analisi karmica o un pacchetto che comprenda più cose. In questo caso avete un bello sconto. Se invece volete diventare miei studenti, inviate un messaggio WhatsApp al 338-8191-267 per conoscere le scontistiche di questo momento. Tra l'altro, in questo momento siamo in super promozione natalizia, quindi in realtà non ci sono promozioni sui singoli corsi, ma solo sul percorso completo. E vi spiegheremo ovviamente i dettagli. Se decidete di chiedere informazioni, ripeto, per chiedere informazioni sui videocorsi, sul percorso, sulle opzioni di sconto e di rateizzazione, inviate un messaggio WhatsApp al 338-8191-267 e vi metterò in contatto con la responsabile del settore videocorsi, con Elisa. Dunque, vediamo un po'. Che cosa sta accadendo nel mese dei gemelli? Energia generale, abbiamo un fante di denari. Quindi qualcosina di nuovo si sta muovendo nella vita di coppia dei gemelli. Non si tratta di grandissime cose, non è una grande energia o un grande cambiamento. In realtà è una piccola cosa che potrebbe riguardare soprattutto il piano più materiale. Cosa intendo per materiale? Per quelli di voi che sono in coppia, da tempo magari, e che vogliono costruire qualcosa, ecco che questo fante di denari può essere una proposta che viene fatta all'interno della coppia, da uno o dall'altro, per fare appunto questo qualcosa in più che riguarda la sfera materiale, che riguarda la sfera magari economica, la casa, il posto in cui si vive, quindi magari una convivenza, o il prendere qualcosa per la famiglia, fare un acquisto che possa servire alla famiglia o alla coppia. Ecco, se non si tratta di cose materiali, se questo fante di denari non si riferisce a cose materiali che entrano in gioco nell'ambito della coppia, si riferisce invece a una materialità emotiva, una materialità relazionale, cioè al modo in cui si sta insieme. Questo fante ci permette di fare un passettino in più nel modo in cui stiamo insieme, aggiungere un tassello a ciò che dà solidità alla relazione, fare quel qualcosa in più insieme per poterci sentire più stabili, più sicuri di noi insieme come coppia, per poter appunto mettere le basi per poi magari fare altro, andare avanti, costruire qualcosa di più importante. Però ecco, comunque come energia da fante di denari, diciamo che c'è questo qualcosa che viene offerto, che viene proposto, che viene aggiunto. In alternativa, per qualcuno di voi, ciò che vedo è che il fante di denari sta rappresentando una sensazione di scarsità che qualcuno di voi sente in determinati ambiti. Sempre all'interno della coppia, però, come vi dicevo, stare in coppia non significa solo amore, cuoricini e uccellini che cantano, come nei film di Walt Disney. Amore significa coppia, significa anche il drago da sconfiggere. Il principe deve sconfiggere il drago prima di arrivare alla principessa. E la principessa deve sconfiggere la strega prima di poter andare dal principe. Cioè, comunque sia, anche nelle favole ci sono gli ostacoli da superare. In questo caso, io credo che il fante di denari potrebbe rappresentare una scarsità, una condizione di scarsità in cui ci manca qualcosa. Sentiamo che quello che abbiamo non è sufficiente. In particolare, quello che abbiamo dal punto di vista proprio della concretezza dello stare insieme non è sufficiente. Cioè, come se le basi su cui fondiamo il rapporto fossero per qualche motivo poco stabili, poco solide, e magari abbiamo paura che potrebbe crollare il terreno da sotto i piedi, o magari addirittura abbiamo paura che se entrambi non facciamo la nostra parte, non basta quello che fa uno solo dei due, perché quello nelle relazioni di coppia si vive come all'interno di un ecosistema.
Questo è l'esempio che faccio sempre nei percorsi di coaching e nei videocorsi. Noi viviamo in un ecosistema, la coppia è un ecosistema formato da due individui che vivono all'interno di un ambiente che li condiziona. In questo ecosistema, in questa coppia fatta da due persone, la somma totale delle energie che esistono è un 10. Supponiamo che scegliamo il numero 10. Cosa significa questo? Significa che per riempire questo numero 10, entrambi i partner devono fare, dare, interagire. Se i due partner interagiscono, lui 5 e lei 5, ecco che siamo in una coppia equilibrata, in cui 5 lo metto io, 5 lo metti tu, insieme facciamo un 10, bello. Ma quando una coppia è formata da due partner in cui uno mette 8, energeticamente parlando, sto parlando di qualsiasi cosa in cui noi mettiamo più rispetto all'altro, e l'altro mette 2, questa è una coppia poco equilibrata. È una coppia dove ovviamente questo crea degli scompensi. Quindi dovrete capire e individuare, e ovviamente per ognuno di voi sarà diverso, qual è la causa di questo senso di scarsità. Scarsità in che senso? Scarsità perché mi manca l'amore, perché mi mancano le attenzioni, perché ci mancano i soldi, perché abbiamo problemi economici, perché vorrei più dimostrazioni d'affetto, perché vorrei che passassimo più tempo insieme, perché vorrei che mi dedicasse di più. Che cos'è? Voglio una famiglia, voglio dei figli e ancora non ce le ho, voglio una relazione ufficiale e ancora non ce l'ho. Ragazzi, qui vi chiedo di commentarmelo. Commentatelocelo qui sotto e aiutateci a capire in che modo questa energia si sta manifestando nelle vostre vite. Ma adesso andiamo un po' a vedere che cosa accade, per le coppie e per i single. Cominciamo da chi è in coppia. Chi sta da questo lato si sente come un 8 di spade, prova il giudizio, desidera gli amanti. Che strana questa roba qua, ragazzi. Due lame karmiche messe in una posizione un po' gnignè. Poi si comporta come una regina di coppe, ciò che non dice il 7 di bastoni. Dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come un 9 di spade, prova la forza, desidera il 5 di bastoni, agisce come la morte e ciò che non dice è il fante di bastoni. Quindi chi è in coppia sta vivendo un momento in cui questa scarsità va riempita, va superata. E tutto quello che vedo sono appunto due persone che interagiscono nel tentativo di superare questa condizione di scarsità. Tutto ciò che queste due persone dovrebbero fare, però, scusatemi, ma qua è veramente, uno non può non dirle certe cose. Anziché ognuno tirare acqua al suo mulino, dovreste tutti e due tirare acqua allo stesso mulino, perché non potete portare energia alla coppia se ognuno di voi agisce in modo indipendente dall'altro o comunque fa di testa sua e non si coordina con l'altro. Rischiate di sprecare energia anziché canalizzarla nella relazione. In particolare per chi è in coppia vedo appunto due persone che sono un pochino sotto stress e sovrappensiero, proprio perché devono risolvere questo qualcosa. In particolare io credo che questo sia un momento nel quale si tenta di risolvere liti o problematiche che ci sono state nei mesi precedenti o che comunque stanno per esserci nella prima parte del mese. Ma io credo che per la maggior parte di voi si tratti di problemi che ci sono già stati il mese scorso. Quindi abbiamo due persone che stanno vivendo una condizione di stress e che stanno cercando dentro se stessi le risorse per uscire da questa condizione di stress, solo che ognuno lo fa a modo suo e da solo, invece di parlarne, comunicarne e farlo insieme. In particolare, credo anche che qualcuno abbia proprio messo in discussione la relazione e la coppia. Credo che qualcuno abbia proprio dei dubbi o abbia avuto dei dubbi sulla relazione e sulla coppia, perché ci sono tante carte che parlano di conflitto che non viene realizzato e manifestato, ma parlano di conflitto potenziale, cioè parlano di conflitti che potrebbero esserci se sbagliate a parlare. Quindi state un po' attenti a come impostate le discussioni, perché quando abbiamo un 7 di bastoni qui, nella posizione dei segreti, e un 5 di bastoni qui, in ciò che questa persona desidera. Ragazzi, questa persona desidera l'occasione per tirare fuori i propri conflitti e per dire in faccia all'altro: guarda che è così, così e così. Quest'altra persona ha delle barriere segrete, vabbè, segrete per modo di dire perché si vedono lontani chilometri. Poi io non so come certe persone pensano di poter
pensano di poter dire: ah, ma io non ho niente, tutto a posto, quando gli si legge in faccia che sono arrabbiate come delle bestie. Ora, è una cosa tipica femminile questa, quindi noi donne siamo molto portate, sia culturalmente, sì, direi culturalmente per farlo, perché purtroppo è culturale, non è altro. Però in questo caso, se una persona fa finta che vada tutto bene, ma dentro ha delle barriere altissime, e fuori c'è un'altra persona che non aspetta altro che buttare giù queste barriere con una bella conversazione accesa, qui ragazzi si rischia che o si cerca di parlare con calma, con razionalità e di essere saggio, si rischia il patatrac. Dobbiamo evitarlo il patatrac, cioè non c'è proprio motivo. Vedo due persone che si vogliono bene, comunque nel bene e nel male, solo per qualcuno di voi vedo delle mancanze di rispetto talmente tanto forti che veramente non ci si può passare sopra. Solo per qualcuno di voi, ma per la maggior parte di voi sono cose risolvibilissime. E, tra l'altro, tutti e due un po' stressati. Uno dei due si sente in gabbia e l'altro non sa cosa fare. Uno dei due si sente in gabbia proprio perché non sa cosa fare. Cioè, abbiamo tante carte che parlano del non sapere cosa fare. Abbiamo la carta degli amanti, abbiamo il 9 di spade, abbiamo la forza, abbiamo l'8 di spade. È un momento sicuramente abbastanza intenso per i gemelli. Ma è anche il momento in cui verremo proprio messi alla prova come coppia, come la nostra resistenza, la nostra resilienza viene proprio messa alla prova come coppia. Io non capisco perché uno dei due si sente tanto in gabbia, come se fosse così difficile prendere una decisione, che tra l'altro è karmica. Ragazzi, stiamo parlando di un qualcosa che dovete karmicamente fare e superare. Cosa prova per me? Mi cercherà. Impara a leggere la sua mente con il metodo Maya. Iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com. Ma allo stesso tempo vedo appunto che questa persona qui, che è colui o colei che mette anche le barriere interiori, ma non le dice tutte, non se la sente di dirle tutte, forse perché peggiorerebbe la situazione, quindi ecco che preferisce magari tenere, trattenere, però questa persona si sente bloccata, come se in realtà dovesse scegliere ma non avesse scelta, come se scegliere fosse difficile perché comunque l'opzione più corretta in realtà non è facile da prendere, l'opzione più giusta non è facile da prendere, quindi ecco che questo crea un po' di tensione, però si tratta comunque di, ripeto, di due persone che si vogliono bene. E dall'altro lato abbiamo una persona che gestisce invece lo stress in un altro modo e che non vede l'ora di litigare o comunque di dirne quattro all'altro. Una persona che in questo momento, secondo me, sta solo aspettando l'occasione proprio per dirne quattro all'altro, ma si trattiene perché con la carta della forza si trattiene. Ed è tra l'altro una persona che sta affrontando anche un grande cambiamento, che sta comprendendo delle cose nuove, che sta imparando a guardare se stesso, il partner e la relazione in modo diverso. È molto diverso, ci sono davvero dei grandi cambiamenti, dei profondi cambiamenti in questa persona. Però, ragazzi, tutto quello che vedo è che mentre uno di voi due, sembra abbastanza disposto a dare una seconda opportunità a questo rapporto e a questa relazione, anche senza certezze, quindi con tutte le insicurezze del mondo, questa persona è disposta. Quest'altra persona invece non si capisce che cosa vuole fare, non ha le idee altrettanto chiare, ma sta lì ad aspettare di vedere che qualcosa accada o che qualcosa cambi o che gli arrivi l'illuminazione da chissà dove. E ecco, ragazzi, torniamo al consiglio per le coppie: dialogo, chiarezza e dialogo, e perché qui c'è bisogno proprio di dare nutrimento al rapporto. Il rapporto sembra sterile, manca qualcosa. Questo è il mese in cui bisogna fare proposte nuove e per fortuna l'energia delle proposte c'è, quindi assecondiamola. Aggiungiamo cose nuove alla nostra relazione. Diamo cosa significa? Diamo significa dare in equilibrio. Se nell'ecosistema in cui la somma totale degli elementi è 10, noi diamo 5, va benissimo perché dall'altra parte deve arrivare un 5. Se noi diamo 9,
Non ci lamentiamo quando poi in cambio ci arriva un 1, funziona così. È una questione di psicologia energetica. Trovate comunque tutti gli approfondimenti nel videocorso di psicologia karmica ed energetica, dove queste cose sono proprio spiegate, come l'ABC e vi vengono date appunto le soluzioni. Mentre invece per chi è single, questo è un mese in cui potrebbe arrivare qualcuno, qualcuno potrebbe approcciarsi a noi o noi potremmo approcciarci a qualcuno e quindi è il mese di un piccolo inizio, non un grande inizio ma un piccolo, perché con il fante di denari in realtà c'è poco da offrire per qualche motivo. Io credo che si tratti, per i single, io credo che si tratti di una situazione nella quale stiamo interagendo con qualcuno che già conosciamo da un po', con cui abbiamo già avuto a che fare, con cui abbiamo già avuto anche delle problematiche e abbiamo litigato o comunque abbiamo in qualche modo si sono un po' create cattive acque e adesso stiamo cercando di comprendere se questa cosa può in qualche modo proseguire oppure non ha senso. Io, in base all'energia del fante di denari, penso che ci sarà un approccio, ci sarà un avvicinamento, una proposta, un qualcosa che tenderà a unire, che tenderà a unire queste due persone, voi e quest'altra persona, chiunque sia. Quindi ecco che qualcuno potrebbe farsi sentire dopo un po' di tempo. Se per esempio si tratta di qualcuno del vostro passato, potrebbe farsi sentire e potrebbe mettervi in crisi. O voi potreste farvi sentire da qualcuno e metterlo in crisi. Perché in realtà entrambe queste persone sono in piena crisi. Sono due persone che nonostante provano un interesse l'una per l'altra, non riescono a trovare un equilibrio, non riescono a star bene insieme e non riescono a capirsi. Non riescono proprio a capirsi. Hanno modi di comunicare diversi, a volte sembra che parlate due lingue diverse, nonostante in realtà vi dovreste capire perché comunque siete, per la maggior parte di voi, siete persone affini, realmente affini di base, e quindi il fatto che non vi capiate, secondo me, è solo perché, qualcuno non ci mette abbastanza impegno nel mettersi dai panni dell'altro, nell'essere empatico con l'altro, comprensivo con l'altro. Ad ogni modo, mentre uno dei due appunto ha tanta voglia di farsi sentire e lo farà, e potreste essere voi questa persona, l'altro non sa che cosa fare, non sa come reagire, cioè non è una cosa semplice, non è semplice. Anche perché anche colui che si avvicina, anche colui che fa il gesto di andare verso l'altro non è sicuro nemmeno di quello che sta facendo, non è sicuro al 100% che sia la scelta giusta. La verità, ragazzi, è che siccome questa roba è super karmica, non potete non farlo. Ci sono ancora delle cose che devono accadere, che non possono essere superate senza passarci attraverso. Ed ecco questa attrazione magnetica che vi impedisce di sganciarvi. Ma allo stesso tempo sapete di essere diversi, sapete che la situazione non è per qualche motivo compatibile ed ecco che questo crea davvero tanta tensione. Tantissima tensione. Uno dei due si sente innamorato e bloccato. Più che amore, è proprio questa sorta di ossessione per qualcuno. Può anche esserci l'amore di fondo, ma di solito quando ci sono queste ossessioni, l'ossessione è più forte dell'amore, più forte del sentimento. Il bisogno di una persona è più forte delle emozioni e dei sentimenti. In ogni caso, io credo che questo approccio, questo nuovo tentativo di avvicinamento sarà un po' una sorpresa per uno dei due, che davvero non saprà cosa fare, piuttosto cercherà di trattenersi, piuttosto che lanciarsi in una discussione. Ma siete tutti e due bloccati da rabbie, incomprensioni, malumori, tutte cose che vanno sciolte, tutte cose che devono essere sciolte prima di poter concretizzare qualcosa di più di un fante di denari. Perché un fante di denari è un messaggio, è una telefonata, è un andiamo a prendere un caffè, ma difficilmente va oltre se noi non ristabiliamo l'equilibrio, se noi non chiariamo con l'altra persona, non risolviamo i conflitti che abbiamo con questa persona. E non è semplice, non è semplice. Perché uno dei due preferisce stare zitto e non dire nulla per amore di pace, per non creare più danni che altro, e l'altro non sa cosa fare. Quindi, beh, va bene. Allora, per chi è single, ragazzi, parlate.
Parlate chiaramente, sciogliete il conflitto, non abbiate paura di perdervi a vicenda, perché se siete così incasinati e non riuscite a risolverla, non vale la pena stare insieme, non vale la pena neanche cercare, tentare minimamente di stare insieme e pensare, ah vabbè, ma intanto uno prova a iniziare una relazione e poi le cose le risolve dopo. No, 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 non funziona così, non funziona così. Come quelli che dicono, ah, il mio matrimonio fa male, quasi quasi faccio un figlio, oddio, sì, e poi magari va bene per qualche mese e poi ricomincia tutto ad andare peggio di prima. Dovete stare attenti, le cose non si risolvono dopo aver fatto certi passaggi, le cose si risolvono subito e dopo, se si riescono a risolvere, si fanno certi passaggi. Molti di noi si rovinano la vita ragionando al contrario, ma io stessa, quante cose ho fatto in passato, quanti errori ho fatto in passato che mi hanno insegnato appunto quello che non dovevo fare. Quindi ecco, vediamo adesso però cosa accade nell'incrocio fra il segno dei gemelli e i 12 segni dello zodiaco. E intanto ragazzi vi ricordo che siamo in promozione natalizia fino al 5 di gennaio e che tutto il percorso completo tutto il percorso completo con tutti i miei videocorsi di tarocchi, di magia d'amore e telepsichia, di psicologia karmica ed energetica, più i due nuovi corsi che usciranno nel 2022. Insomma, vi potete iscrivere a tutto il pacchetto a metà prezzo, compresi anche i corsi che devono uscire. Potete inviare un messaggio WhatsApp al 338-8191-267 per chiedere informazioni e dettagli sulla rateizzazione, sulla scontistica, sul percorso, eccetera, eccetera. Inviando un messaggio, io mi metterò in contatto con la responsabile del settore videocorsi, Elisa, che senza nessun impegno risponderà a tutte le vostre domande. E studierà con voi un piano di studio se lo desiderate, con una cadenza mensile. O in alternativa, ragazzi, potete direttamente fare due domande a me, se sono cose, semplici a cui rispondere e veloci, soprattutto potete tramite WhatsApp fare direttamente due domande a me. Ma adesso andiamo a vedere cosa accade nell'incrocio fra il segno dei gemelli e i 12 segni dello zodiaco. Ok, ci siamo. Dunque, per chi di voi ha a che fare in questo momento con un ariete, sappiate che questa persona vuole una relazione seria, quindi non siamo qui per giocare, per pettinare le bambole. Con il toro le promesse saranno mantenute. Con un altro gemelli, invece, sarebbe necessario trovare un equilibrio perché non c'è in questo momento. Il cancro si sente ferito, sta andando via. Il leone, ci sarà presto una comunicazione aperta e sincera con il leone che chiarirà tutto. La vergine sta trattenendo le emozioni, sta trattenendo i sentimenti. Con la bilancia invece siete in una situazione di tira e molla. Lo scorpione, beh, con lo scorpione datevi un paio di settimane di tempo e tutto sarà più chiaro. Il sagittario verrà da voi quando sarà troppo tardi, scimunito. Il Capricorno, allora se avete a che fare con il Capricorno, io credo che sta per allontanarsi, o uno dei due, forse siete voi che state per allontanarvi. L'Acquario vuole un'altra opportunità, però non è ancora pronta a fare sul serio. E infine il Pesci. Con il Pesci quello che c'è, quello che avete fra voi, non è sufficiente. In questo momento le energie non scorrono abbastanza. Ma vediamo un po' invece qual è la carta degli angeli. Attrazione, attrae è l'amor romantico quando vive l'istante presente con plenitudine. Beh, sì, sembra che questa è una carta che ci sta facendo un po' una ramanzina, perché in effetti quello che sta succedendo dipende da noi, dipende dal fatto che non abbiamo saputo gestire la situazione e le emozioni in modo migliore fin dall'inizio. È che noi molte volte vogliamo convincerci che le cose si aggiustano dopo. Come dicevo prima, uno fa un passo avanti, vede che qualcosa non va e pensa, però non voglio fare dei passi indietro, voglio andare avanti, quindi magari questa cosa più avanti si aggiusterà. E invece poi ci ritroviamo ad avere attraversato i ponti e a accorgerci che quello che abbiamo raggiunto non è come lo desideravamo, non è quello che volevamo. Quindi qui c'è da lavorare sul nostro vivere il presente, sul nostro essere coerenti, essere anche più sicuri di noi stessi e delle nostre emozioni, in modo tale da esprimerle con
con coerenza, nel modo giusto, nel momento giusto, senza aspettare. Certe cose vanno dette subito, sembra che noi siamo andati troppo oltre, sembra che abbiamo esagerato, abbiamo tirato la corda, abbiamo trattenuto un po' troppo e questo ha creato un'energia abbastanza pesantuccia. Invece noi dobbiamo vivere il momento presente, dobbiamo ascoltare le nostre emozioni nel qui ed ora, ascoltare il nostro corpo, ascoltare il cuore, la testa, ma soprattutto la pancia. Se fra voi ci sono operatori olistici, operatori energetici, voi sapete benissimo quanto la pancia ci parla e ci dice che cosa davvero proviamo, più che la testa. La testa sta lì per fare altro, la pancia sta lì per dirci che cosa proviamo, per farci sentire le emozioni. Quindi concentratevi sulla pancia, sul qui ed ora, state sempre attenti ad ascoltarvi e ad agire di conseguenza. Non dovete fare contento nessuno, non dovete avere paura di perdere gli altri, non dovete essere per forza buoni, perché questo crea più danni che altro. E se non lo avete ancora capito, videocorso di psicologia karmica ed energetica, per favore, perché questo discorso dell'essere buoni veramente in questa società sta creando dei danni micidiali. E quindi vivete il presente. Godetevi quello che avete, con o senza gli altri, ed è questo che cambierà la vostra energia, ed è questo che vi farà attrarre l'amore vero, o dalla stessa persona che avete di fronte adesso, o da qualcun altro se questa non è quella giusta. Ma voi dovete trasmettere emozioni e vibrazioni positive nell'universo. Se non trasmettete quello perché siete sotto stress o perché avete mille questioni da risolvere, anche ciò che attraete è stressato o stressante. Capite? È o stressato o stressante quello che attraete, perché così funziona la legge d'attrazione. Non funziona che voi esprimete il desiderio e bam, Babbo Natale vi porta quello che volete. No, voi dovete emanare certe energie. Per il resto, ragazzi, io come sempre spero di esservi stata utile. Fino al 5 gennaio potete accedere al percorso completo di Voci dagli Angeli. Presto diciamo che creerò proprio una vera e propria struttura per una scuola di formazione di operatori esoterici. E per il momento tutto quello che vi posso dire è che avete tutti i miei corsi a metà prezzo, compresi quelli che usciranno nel 2022. Quindi se siete interessati a iscrivervi al pacchetto completo, non ai singoli corsi, a meno che già non siete studenti. Se avete già acquistato altri corsi, ovvio, fate quelli che vi mancano. Per il resto, ragazzi, io vi mando un saluto, un abbraccio, spero come sempre di esservi stata utile e ci vediamo alla prossima.